Corvo, se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi, ti avrei tenuto vicino a me. Ma purtroppo non c'era alternativa. E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te. La peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura. Quando tu sei qui, mi sento in pace. Emily ed io conteremo i giorni fino al tuo ritorno. Fai in fretta e torna con buone notizie. Mano ferma! Ci siamo! Occhio! Molla gli ormeggi! Mollati! Ci muoviamo! Andiamo alla Dunwall Tower. Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice. Tanta strada per portare cattive notizie. Secondo i marinai siamo maledetti. Magia nera. Superstizioni. Per quanto ne sappiamo, c'è già la cura per la peste. Forse. Stiamo vivendo tempi strani. Allontanare la guardia del corpo dell'imperatrice per un paio di mesi. Questo è strano. Era importante. Serve aiuto contro la peste. Ehi là! Si sale! Serrato! Pronti! Attivo le pompe e si sale! Casa, dolce casa! Pressione costante! E stop! Chiudere tutto! L'imperatrice ti starà aspettando, Corvo. Ora sai cosa fare? Sì, sì, la pressione era bassa. Signore? Corvo, sei tornato! Dimmi del tuo viaggio, ti prego. C'erano le balene. Aspetta, giochiamo a nascondino ora. Io conto e tu ti nascondi. Ah, c'è tempo. Mamma sta parlando con quel vecchio e cattivo capospia. Bene, andiamo. Andiamo! Forza! Vediamo se sei ancora bravo. Io mi copro gli occhi e conto. Quando ho finito, ti vengo a cercare. Bene, conterò fino a 10. Trova un nascondiglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sto arrivando. Vediamo se sei qui. Cerchiamo da un'altra parte. Hai vinto, va bene. Ora andiamo, così anche mamma potrà vederti. Oh. Dopo mi spiegherai come arrampicarmi. Un giorno voglio arrivare fino al tetto. Hai visto qualche mostro nei tuoi viaggi sulle altre isole? Più tardi mi insegni la stretta tiviana, me l'hai promesso. Non lo dico a mamma.
Bentornato, Lord Protettore. Campbell, state fermo. Corvo, bentornato a casa. Ovunque tu sia stato. Mi hanno fatto girare tutte le isole in cerca di aiuto. Tempo sprecato. Il mio elisir può liberare la città dalla peste. Ora state fermo un momento, alto sacerdote Campbell. Secondo me il quadro non somiglia a Campbell. Hai visto come ho migliorato la chiusa? Vi riceverà subito. È stato bello viaggiare con te, Corvo. Salve, milord. Sono persone malate, non dei criminali. Vostra maestà, ne abbiamo già parlato. Sono miei sudditi. Se sarà possibile, li salveremo dalla peste. Tutti quanti. Molto bene. Non intendo discuterne più. Mamma, Corvo è tornato! Grazie, cara. Lasciateci soli. Come volete, vostra maestà. Corvo, 2 giorni d'anticipo. Continui a sorprenderci, come sempre. Benedetto il vento che ti ha riportato qui. Che notizie mi porti? Capitano. Lasciamoli. Speravo che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura. È una notizia pessima. Non possiamo fare nulla. Vegliacchi, hanno intenzione di isolarci. Aspetteranno che la peste trasformi la città in un cimitero. Tutto bene, mamma.